Faccio un brevissimo riepilogo di quello che abbiamo visto nei primi due incontri per qualcuno che magari non c'era o per chi l'ha completamente dimenticato. Eravamo partiti da cosa? Eravamo partiti dall'uomo. Abbiamo detto che l'uomo in quanto tale è un essere narrativo, cioè conosce se stesso e il mondo attorno a sé attraverso delle storie. Per questo da sempre, dagli uomini primitivi intorno al fuoco fino ai giorni nostri, a noi che ci saziamo di storie attraverso i film e le serie TV, noi amiamo sentirci raccontare storie, perché queste storie ci parlano di noi, ci permettono di abitare il nostro mondo. Ecco, in questo senso il desiderio dei nostri incontri era proprio quello di conoscere e entrare in quella che noi cristiani crediamo sia la storia per eccellenza, la storia delle storie, cioè il Vangelo. Un Vangelo che abbiamo ripetuto più volte negli scorsi incontri, non è semplicemente un libro per noi cristiani, ma è la parola più decisiva della vita. E questa parola non è semplicemente una parola, ma questa è la novità pazzesca del cristianesimo, questa parola è una persona, Gesù Cristo. Per questo conoscere il Vangelo, dicevamo, è entrare in una relazione con questa persona. Ecco perché, parlando quindi di una relazione con una persona, negli incontri precedenti abbiamo iniziato a parlare di luoghi, di mondi, di cultura, di storia. Gerardo ci aveva introdotto in quel meraviglioso mondo ebraico che, come vedremo oggi, viveva pienamente anche quella dimensione umana strutturale che ci riguarda tutti quanti e che ci parla proprio di un'attesa verso un compimento, di un'attesa di un Messia in questo senso. Allora lascio subito a lui la parola, buon ascolto. ידידי השחררת חנות חי בבן שדי ולמה מחרתני צמיתות למעבידי על אז ברץ לא זוהי רדפתי ושעיר והר פרם וסיני ושים עדיי היש בלתך ואין ובלתיך נעוץ עלי כי לך et nadodai. Mio amato, l'hai scordato? Ti stringevo sul mio petto. Allora perché mi hai venduto come schiavo ai miei aguzzini? Forse noi ti ho inseguito fino nella terra più desolata. E sei il monte Paran, Sinai, il deserto di Sin, mi sono testimoni. Vi è forse un altro salvatore oltre a te, o qualcuno che aspetta, che attende la salvezza più di me. Dammi la tua forza, ti darò il mio nome. Ho voluto iniziare in questo modo perché la parola di Dio è qualcosa che, come anche questa poesia, che in realtà è una piyut. Piyut è un componimento ebraico dal verbo poieo, poesia, che sulla scia dei salmi parla di alcune dinamiche particolari, come possono essere appunto l'attesa della salvezza o la storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Quello che vi ho appena salmodiato, si potrebbe dire, cantillato tecnicamente, è il piyut. Mio amato, hai dimenticato, di Rabbi Yehuda Halevi, un mistico e poeta andaluso dell'undicesimo secolo. Questi piyut, questi componimenti, come i salmi, vanno salmodiati, vanno cantati, vanno cantillati. Tant'è che quando si dice io sono una voce che grida nel deserto, Ani kol kor'eh ba midbar, vuol dire io sono una voce che in realtà cantilla, che grida cantando ad alta voce nel deserto.
se voi osservate al muro del pianto, gli ebrei in realtà non fanno delle lamentazioni, quello in italiano è conosciuto come il muro del pianto, ma in realtà è il muro occidentale dove gli ebrei non stanno lamentandosi, semplicemente stanno cantillando, perché da un punto di vista ebraico e anche cristiano, soprattutto nei primi secoli, Dio lo si prega, lo si loda, lo si ringrazia con tutto il cuore, con tutta la voce e con tutto il corpo. Quindi il corpo e la voce accompagnano la preghiera e il salmo. E tant'è che la parola Corano, Coran in arabo, ha la stessa radice Cor'e. Se avete ascoltato il richiamo alla preghiera, o comunque il Corano nel momento in cui viene cantato, tecnicamente, ma non tecnicamente cantato, ma salmodiato, cantillato, è la stessa cosa, perché nella cultura semitica la musica, la memoria e la poesia si associano alla preghiera. In più, per spiegare l'argomento che trattiamo questa sera, non possiamo non considerare quella che è appunto la poesia che contraddistingue tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, perché letto in ebraico o comunque nella lingua originale, queste parole hanno un ritmo, hanno un suono fatto in maniera tale da colpire la memoria dell'ascoltatore con il suono anche. E è bello perché questa poesia di Rabbi Yehuda Halevi, come altre sue poesie, parla in maniera duplice. In tutte le sue poesie lui chiama spesso il popolo di Israele Yona, colomba, oppure mi amato, come il cantico dei cantici, perché questo è il rapporto che si vuole richiamare, e fa riferimento a questa duplice voce, potrebbe essere sia Dio che parla all'uomo, sia l'uomo che parla a Dio. L'uomo che si lamenta di essere stato abbandonato, dimenticato quando stringeva Dio sul suo petto e vaga nel deserto in attesa di salvezza. Ma Dio, d'altro canto, parla all'uomo e gli dice la stessa cosa: perché mi hai abbandonato quando ti stringevo sul mio petto? E in effetti qui andiamo a trattare due cose particolari che hanno, secondo me, che contraddistinguono appunto maggiormente l'argomento di questa sera: l'attesa di un Messia, l'attesa di salvezza. Però bisogna analizzare qual è la prospettiva di Dio e qual è la prospettiva dell'uomo, sia del popolo ebraico sia di chi verrà dopo, ma anche di altri popoli pagani. Vedremo che nel periodo messianico, nel periodo di Gesù, alla fine pullulava quel periodo di tantissime decine di Messia, tra cui Gesù è il più conosciuto, ma in realtà ce n'erano tanti altri che poi sono stati quasi tutti dimenticati. Dopo quel periodo, dopo la distruzione del tempo, qualcuno si è azzardato a proclamarsi Messia, ma sono stati ben pochi, sono stati ascoltati molto poco dal popolo di Israele. E questa attesa messianica, che era all'inizio mistica, che era all'inizio l'attesa di un liberatore divino, è diventata sempre più secolare, potremmo dire, sempre più umana. Tanto che nell'epoca moderna addirittura ci si spinge a pensare che il popolo ebraico abbia condensato questa sua attesa di salvezza messianica in alcuni concetti temporali, in alcuni concetti umani, quali possono essere la liberazione sociale, Marx, la liberazione psicologica, Freud, o addirittura l'eccellenza attraverso le arti, pensiamo a Mendelssohn o ad altri esponenti ebrei o che si sono poi convertiti al cristianesimo. Ma il popolo ebraico ha condensato nella sua storia un'eccellenza, quasi che alcuni pensatori si spingono a pensare, a considerare che gli ebrei ormai si considerino loro stessi come il Messia per l'umanità. L'ultima forma di messianismo secolare è proprio il sionismo, perché è un'attesa di riscatto nazionale questa volta. Ormai non ci si aspetta più di ritornare a parlare con Dio, a stare cuore a cuore con Dio, ma ci si aspetta un riscatto nazionale. Quindi si vuole che Dio ci liberi dalla nostra angoscia temporale, dalla nostra oppressione di popoli o di altre persone su di noi, senza considerare che la speranza
di questo popolo, che è il popolo della speranza e dell'attesa per eccellenza, tanto che l'inno nazionale dello Stato di Israele si chiama Hatikvah, la speranza, si è trasformata in una speranza puramente umana. E alcuni esponenti più oltranzisti degli ebrei considerano i sionisti e gli ebrei contemporanei, quelli non molto osservanti, degli eretici, perché non hanno atteso il Messia per rifondare lo Stato di Israele, ma questa è un'altra storia. Occorre richiamarci un po' all'incontro precedente. Abbiamo visto che Dio creava il mondo, faceva la luce, faceva le tenebre, e che la sua parola, appunto il suo spirito, aleggiava sulle acque. Vi ricordate questo verbo rahaft, il volo di uccello che con una zampa, con un'unghia praticamente, scivola sulle acque, e che oggi in ebraico moderno è sinonimo del maus, che passa su una superficie sfiorandola praticamente. Così Dio crea il mondo. Nel libro di Enoch, un libro apocrifo del primo secolo a.C., addirittura si parla di questo Messia come un essere divino, o comunque un'emanazione della divinità, che non solo era presente prima della creazione del mondo, ma è addirittura questo spirito che aleggia sulle acque. Questa è un'interpretazione però eterodossa della creazione, quindi che in ambito ebraico canonico non è accettata, ma all'epoca di Cristo questo pensiero già circolava soprattutto tra gli esseni. Dunque, dicevamo, una cosa fondamentale, dicevo prima, io sono una voce che grida nel deserto, Kore Ba Midbar. Ricordiamo, l'avevamo ascoltato qualche tempo fa in un Vangelo, in quel tempo la parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. Per capire tutti questi concetti abbiamo bisogno di tornare alle origini anche linguistiche. In ebraico parola si dice davar. Nelle lingue semitiche un concetto è rappresentato da una radice che ha tre lettere, in questo caso tre, la dalet, la bet e la resh, D, B, R. Queste tre lettere formano tutto ciò che ha a vedere con il concetto di parola. Quindi davar è la parola. Però deserto si dice midbar. Questo mem ha il valore di un alfa privativo in greco. In ebraico il mem, in questo caso, vuol dire senza parola. Deserto vuol dire senza parola. Quindi se noi ripensiamo al brano sia di Isaia, sia di Giovanni, del Vangelo, parlando in riferimento a Giovanni, la parola viene dove non c'era parola. Questa è la creazione, la parola che arriva dove non c'è parola, nel deserto, e quindi crea. Ecco perché è così bello, e poi lo vedremo anche in altri ambiti, risalire alle origini, al concetto fondamentale, semitico, che ci trasmette questo messaggio, in particolare sulla parola creatrice. L'uomo, poi lo vedremo, è un po' da un punto di vista spirituale, da un po' da un punto di vista, ecco, di relazione e confronto con Dio, un infans, un infante. Infante in latino vuol dire colui che non parla, e quindi ha bisogno di relazionarsi con la parola per poter parlare. Andiamo a una cosa fondamentale. Dicevamo appunto l'altra volta di questo rapporto cuore a cuore, di intimità di Dio con la sua creazione, di Dio con il suo popolo, di Dio con l'uomo. L'uomo che vive cuore a cuore con Dio, l'uomo che è creato in questa relazione di intimità. Succede a un certo punto qualcosa, la rottura di questa relazione. Attraverso che cosa? Il peccato. Il peccato, che è appunto la rottura di questa relazione, in ebraico si dice fatta. Chattà è una parola che indica lo smarrimento, il perdersi. Quindi c'è bisogno di ritrovare la strada, c'è bisogno di ritornare, e c'è bisogno di un altro concetto fondamentale, shuv, teshuvah, conversione, che non vuol dire tanto convertirsi da una religione all'altra, vuol dire ritrovare il cammino attraverso un'alleanza, attraverso una parola che viene a indicare
questo cammino e a ricostruire la relazione. E quindi arriva, ecco, quello che stiamo aspettando. Come si può ricostruire questa relazione? Innanzitutto attraverso la prima alleanza, che è stata la parola Davar, che viene Bamidbar nel deserto, del Sinai in questo caso, e che quindi in qualche modo inizia a ricucire una relazione che si era spezzata. Però già nel libro della Genesi, così come poi in tutti i libri dell'Antico Testamento, si comincia a parlare di qualcosa che sarà oltre questa prima alleanza. Ci sarà una nuova alleanza che andrà non soltanto a ricostruire, a ricucire un rapporto tra schiavo e creatore, o tra popolo e creatore, ma che andrà a ricreare un amore, una relazione, una intimità, e che parla sempre, l'abbiamo detto anche l'altra volta, di cuore. Questi sono i passi messianici principali che parlano di cuore. Tuttavia, nel momento in cui parliamo di attesa, l'abbiamo già anticipato a proposito del popolo di Israele, c'è anche una discrepanza, e nella poesia di Halevi c'è tutta questa discrepanza. Da un lato c'è qualcuno che poeticamente, artisticamente promette qualcosa al popolo di Israele, dall'altro c'è il popolo di Israele che recepisce quello che vuole recepire. E vediamo che cosa promette. Ritornate a me con tutto il cuore, shvu elai bekol levavechem, simeni kachotam al libecha, mettimi come sigillo sul tuo cuore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, eccetera. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, la prima alleanza, ma questa sarà l'alleanza che io concluderò. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio. Un'altra meravigliosa parola: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non vi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. E finalmente uno dei passi anche più belli, questa volta del profeta Osea: la condurrò nel deserto, Bamidbar, in realtà è la tirerò nel deserto, di Barti al Libba, parlerò al suo cuore. Questo è ciò che Dio nell'Antico Testamento prometteva al popolo di Israele. Quindi sicuramente la ricostituzione di un regno, un re pastore che sarebbe arrivato a pascolare il suo popolo come Davide. Ma l'obiettivo non era tanto la rifondazione di uno Stato, era questo. Eppure, come abbiamo visto l'altra volta, attraverso anche la moltiplicazione di questi precetti, attraverso un po' parlavamo perché mi hai venduto come aguzzino. In questo caso, se noi pensassimo o parlassimo come Dio nella poesia di Halevi, diremmo che il vendere Dio o lo svenderlo vuol dire abbassare le sue aspettative, far sì che la sua aspettativa, questa ricostituzione di un'intimità, finisca per trasformarsi in 613 precetti, più la moltiplicazione di leggi, di purità rituali, quasi come se fosse tutto uno sforzo costante per far sì che questa promessa la realizziamo noi. Ecco le aspettative, infatti, di Israele politico: liberazione dagli stranieri.
instaurazione di un regno decisamente non spirituale come il regno di Davide e Salomone, sottomissione dei gentili. Potere, gloria, dominio. Vi ricordate? Che cosa volete? Sederci uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Salvezza e sconfitta degli impuri, gli esseni. Parlavamo l'altra volta degli esseni. Questi esseni erano circa 5.000-6.000 all'epoca di Gesù in Israele. Si aspettavano che tutto il resto del mondo perisse nel giudizio e che si salvassero solo loro, i puri, un po' come i testimoni di Geova oggi. Ecco l'aspettativa di Israele politico. Proviamo a tradurla nelle nostre vite. Mi viene un po' in mente San Filippo Neri, che al suo discepolo, interrogando un suo discepolo, che cosa ti aspetti? Di diventare sacerdote, poi di diventare vescovo, e poi di diventare cardinale, e poi di diventare papa, e poi? Ecco, questa aspettativa di Dio, mentre noi ci aspettiamo la venuta di un Messia per liberarci dai nostri datori di lavoro che ci opprimono, per liberarci dalle nostre mogli, dai nostri mariti, dal traffico, dalla pandemia, queste sono le nostre aspettative in termini molto umani. Ma abbiamo detto che invece la promessa è un'altra cosa. Quindi il mezzo attraverso cui questo Dio, che vuole ricostituire questo rapporto di intimità che si era spezzato, vuole ricondurre l'uomo che si era smarrito a sé, che cos'è? Un Messia, Mashiach in ebraico, Christos in greco, che vuol dire unto. Perché usiamo questo termine? Perché abbiamo visto che la prima alleanza era stata stipulata da Mosè, che era il legislatore, la prima parola che arriva. Poi ci sono stati Davide, il re pastore, i profeti, e tutti erano unti. Questo Messia che invece arriverà, che instaurerà questa nuova alleanza, che rifidanzerà il suo popolo, che parlerà al suo cuore da parte di Dio, sarà qualcuno che dovrà essere re, profeta e sacerdote, oltre che pastore. Infatti, questo si concretizza soprattutto attraverso la promessa di questo Messia. Ad Aber o di Barti, al Libba, parlerò al suo cuore. Quindi io mi farò parola, io ricreerò, io ricostituirò questo rapporto con il cuore del mio amato, dell'uomo che si era smarrito. Questo Messia è profetizzato sia da un punto di vista ebraico, ma era atteso anche dal masdeismo iranico, quindi dagli zoroastriani, i magi in pratica, i masdei. Nelle loro scritture si profetizza che dopo questo Zoroastro, che è il loro profeta e fondatore della loro religione iranica, una religione monoteistica, ci sarà qualcuno che verrà a restaurare definitivamente la giustizia nel mondo, e sarà un'epoca, la fine dei tempi, la fine di un'epoca di corruzione e l'inizio di una nuova epoca di purezza, di giustizia e di pace. La prima parola in particolare è quella di Isaia, che dice: veniamo, venite, saliamo sul monte Sion, che sarà innalzato sulla cima di tutti gli altri monti, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli, questo unto, sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. C'è da dire che c'è un movimento sionistico del XIX secolo, i Biluim, che trae origine da questa parola. Per loro la liberazione è questo ritornare a Sion, ricostruire lo Stato di Israele. E ulteriormente Ezechiele, un'altra parola messianica: susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli condurrà al pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro. Quindi, da questo punto di vista, queste sono le parole veramente più antiche che menzionano la presenza e l'avvento di questo unto che verrà a riscattare il popolo di Israele.
Chi sarà questo Messia? Dicevamo prima che sarà un unto, ma durante l'epoca dell'esilio a Babilonia del popolo di Israele, quindi dal 587 avanti Cristo in poi, la figura di questo Messia diventa sempre più qualcosa di oltre l'umano, superiore a tutti gli altri profeti, un re, profeta, sacerdote e pastore, discendente di Davide, che ricondurrà Israele al suo Dio. Questo è una traccia che viene ritrovata anche nei manoscritti del Mar Morto. Soprattutto sappiamo già che gli Esseni stavano aspettando un maestro di giustizia che era già venuto ma che sarebbe ritornato, e si preparavano sempre di più a questo avvento, ma che sarebbe stato anche una parola, come dicevamo, che avrebbe parlato nel deserto, il Logos, che avrebbe riforgiato un'alleanza che sarebbe stata questa volta definitiva. Il culmine di queste profezie arriva con il profeta Daniele, quindi proprio nel momento in cui il popolo di Israele si trovava in esilio a Babilonia, a partire dal 586 avanti Cristo. Daniele, che è il sigillo dei profeti, perché è l'ultimo in ordine cronologico dei profeti dell'Antico Testamento. E Daniele che cosa dice? Il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad un altro popolo. Stritolerà ed annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Al capitolo 7, quello che leggevamo adesso è il capitolo 2, si dice che quello che deve venire sarà come un figlio dell'uomo, o come un figlio d'uomo, Barenash in aramaico, Ben Enosh in ebraico. Gesù utilizza circa 30 volte questa espressione riferita a se stesso. Nessun altro nelle Sacre Scritture ha usato questa espressione di Daniele, soprattutto riferendosi a se stesso. Al capitolo 9 poi la profezia si concretizza ancora di più in termini temporali. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il santo dei santi. Sappi e intendi bene, da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme fino a un principe consacrato vi saranno 7 settimane. Qui dobbiamo avvalerci ancora una volta dell'originale. Nel testo originale si usa a proposito di settimane, questa parola che abbiamo tradotto come settimane, abbiamo letto come settimane, il termine Shavuim, che vuol dire settenari, 70 volte 7 anni. Noi invece l'abbiamo tradotto come Shavuot, 7 settimane. Quindi in realtà, scusate, ciò che voleva dire Daniele è che da quando verrà promulgato l'editto di ritorno di Israele alla propria terra e la ricostruzione del Tempio, Ciro, vi ricordate, fino alla venuta del Messia non trascorreranno 7 settimane, ma 490 anni. Quindi se noi contiamo o dal 586 o dal 556 o 536, perché l'esilio durò più o meno 70 anni, arriviamo, meno 490 anni, a circa il 20-26 o 30 avanti Cristo. Questo è l'inizio dell'era messianica, tant'è che da scavi che sono stati condotti a Qumran è stata evidenziata una cosa fondamentale, che proprio a partire dal 30 avanti Cristo l'attività di costruzione, l'attività abitativa a Qumran ha subito un aumento esponenziale di costruzioni, cioè la gente andava a vivere a Qumran perché sapevano che stava per succedere qualcosa e quindi si convertivano in qualche modo, comunque lasciavano tutto quello che avevano, e questo è avvenuto varie volte nella storia di Israele, per andare o a farsi battezzare nel Giordano o a vivere tra gli Esseni. Allora, sappiamo anche un'altra cosa fondamentale.
che non soltanto gli ebrei, e questa è una cosa che poi è stata evidenziata anche in ulteriori commentari rabbinici che sono stati fatti ulteriormente e a posteriori, gli ebrei anche nei commentari rabbinici posteriori si sa che stavano attendendo qualcosa proprio tra il 30 avanti Cristo e il 30 dopo Cristo. Anche questi Masdei in realtà stavano attendendo la stessa cosa proprio in quell'epoca fondamentale. E perché la attendevano? Anche tra l'altro i pagani a Roma, si diceva tra Tacito e Svetonio, nelle loro storie narrano che in quell'epoca gli ebrei stavano aspettando, non solo gli ebrei, un salvatore, un redentore che sarebbe venuto da Oriente. Gli astrologi babilonesi e persiani invece avevano scoperto qualcos'altro. Stava avvenendo qualcosa di fondamentale, un segno celeste, che non era una cometa, era bensì una congiunzione astrale tra Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Fino all'epoca di Keplero nessuno scoprì che poteva esserci stata una congiunzione astrale di tale sorta in quell'epoca fondamentale. Il primo a dirlo fu lui, questo astronomo polacco, che ipotizzò e scoprì da calcoli che aveva potuto fare che nel 6 avanti Cristo circa si era realizzata una grande congiunzione astrale che di solito si verifica ogni 800 anni circa. La congiunzione appunto tra Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Lui disse che questa congiunzione si sarebbe verificata nel 6 avanti Cristo. Nessuno la associò con la nascita di Gesù. Perché? Perché all'epoca tutti pensavano che Gesù fosse nato nell'anno zero. Posteriormente in realtà si scoprì che Dionigi il Piccolo, questo monaco che aveva ipotizzato, aveva calcolato che Gesù fosse nato nell'anno zero, in realtà aveva sbagliato di 6 anni. Quindi noi saremmo in realtà non nel 2021 ma nel 2027 dell'era volgare. Allora, soltanto allora, cominciarono a dar credito alle teorie di Keplero e a dire forse effettivamente si è verificato qualcosa di strano proprio in quell'anno lì, 6 avanti Cristo. Lo stesso Keplero poi scoprì e fu confermata la sua scoperta perché alcuni commentari del libro di Daniele proprio, scoperti in quell'epoca, quindi nel XVII secolo, confermano che gli ebrei pure identificavano la profezia come qualcosa che si sarebbe verificato nel momento in cui Giove e Saturno si fossero trovati nella costellazione dei Pesci. Non perché stiamo facendo un oroscopo qui, ma perché all'epoca per gli antichi, pensiamo un po' anche, lo citeremo più avanti, l'apparizione della Madonna di Guadalupe, che è un grande mistero nella nostra storia contemporanea e moderna, anche lì una ierofania, una manifestazione del sacro, parla agli uomini secondo la lingua che loro conoscevano all'epoca. I Masdei non erano astrologi, erano astronomi. Loro usavano i movimenti stellari per calcolare la coltivazione dei campi, anche per motivi religiosi, come facevano anche i Maya, gli Aztechi, eccetera. Per loro il cielo, come anche per gli Egizi, era una guida per la stagionalità della loro vita. Dunque, questi Masdei che cosa avevano scoperto? Avevano scoperto che Giove e Saturno si sarebbero allineati nella costellazione dei Pesci tra l'8 e il 6 avanti Cristo. E questo è lo si considera soprattutto in alcune tavolette che sono state trovate poi in Egitto, ma anche in un papiro egiziano. Sia Friedrich Christian Münter, un secolo dopo Keplero, confermerà le teorie, le scoperte di Keplero a proposito di questa grande congiunzione astrale che si è verificata tra l'altro l'anno scorso, nel 2020, sia poi nel XIX secolo, nel XX secolo, altri studi, altre scoperte confermeranno che nel 6 avanti Cristo questa congiunzione astrale di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci non solo si è verificata, ma si è verificata 3 volte, cosa rarissima, che avviene ogni 800 anni, e che ha avuto luogo
ed è stata particolarmente visibile proprio nella fascia orientale del Mediterraneo. Ecco perché probabilmente non è proprio del tutto una favoletta inventata, così come molti sono portati a considerare, che dei magi, magush in persiano vuol dire scienziato, astronomo, osservatore, ma anche sacerdote, si siano recati da Babilonia o comunque dall'Oriente dove si trovavano alla ricerca di questa fonte, di questa luce particolare, che tra l'altro nella loro cosmogonia indicava qualcosa di particolare, perché Giove era il pianeta dei re, Saturno era il pianeta protettore del popolo di Israele e la costellazione dei pesci indicava la fine dei tempi. Quindi per loro questo viaggio era il viaggio della vita, il viaggio per scoprire il mistero dei misteri. E questa è la tavoletta, anzi il papiro, non mi ricordo bene come si chiama, ma è un papiro egiziano trovato, la tavola planetaria, un papiro che è stato trovato nel 1902 in Egitto e che parla di questa congiunzione astrale che si sarebbe verificata nel 6 a.C. Io non so leggere questi segni, però ecco, gli studiosi dicono che c'è scritto questo, che si è verificata questa congiunzione astrale nel 6 a.C., cosa confermata anche dalla tavoletta di Sippar, che non è questa perché non ho trovato la tavoletta di Sippar come foto, ma questa è una tavoletta molto simile, una tavoletta astronomica con caratteri cuneiformi accadici degli scienziati babilonesi. Questa tavoletta di Sippar, trovata negli anni 20 del XX secolo, conferma che questa stessa congiunzione astrale luminosissima si è verificata nel 6 a.C. Dunque, che cosa abbiamo? Abbiamo da un lato delle promesse contenute nelle Sacre Scritture, dall'altro questa attesa fervente, strana, molto molto particolare, che spinge ebrei e non ebrei ad attendersi che qualcosa di strano avvenga in quegli anni lì. Dall'altro persino il cielo si mette a dare dei segni strani. Quindi ecco perché c'è questo subbuglio messianico in quell'epoca. Noi lo analizziamo adesso come un fenomeno storico. Perché? Perché dicevamo che oltre a Gesù sorgono in quell'epoca anche altri sedicenti messia. Se li aspettano di anno in anno, anzi di mese in mese, e li seguono. Però siccome l'aspettativa degli ebrei era quella della liberazione dello straniero, chiunque si proclamasse messia e facesse una battaglia contro i romani veniva seguito. È il caso ad esempio di un certo Giuda il Galileo, che viene nominato anche nelle scritture e che poi muore, nonostante abbia avuto un grande seguito tra gli ebrei, viene sconfitto dai romani, viene sconfitto insieme ai suoi seguaci, si parla di 20.000 morti quella rivolta, che viene dalla Galilea, da questi testoni di Galilei che si ostinano a insorgere contro i romani. Altri che verranno poi successivamente saranno Bar Kokhba. Vi ricordate che l'altra volta o due volte fa vi avevo parlato delle guerre giudaiche? La terza guerra giudaica viene in qualche modo capeggiata da un certo Shimon Bar Kokhba, che si proclama messia, in aramaico vuol dire figlio della stella, Bar Kokhba, e addirittura dal rabbi Akiva, uno dei massimi notabili dell'ebraismo dell'epoca, viene proclamato messia ufficialmente, perché in un primo momento sembrava essere riuscito a vincere i romani, a infliggere delle sconfitte clamorose all'esercito romano, e quindi viene proclamato messia, salvo poi essere sconfitto lui e tutto il popolo ebraico nel 132 a.C. da Adriano, tant'è che questo poi Bar Kokhba venne ribattezzato Bar Kosiba, figlio della menzogna. Un altro che venne proclamato messia fu addirittura Tito Flavio Vespasiano, perché Flavio Giuseppe, che si trovava ai piedi delle mura di Gerusalemme insieme all'esercito romano che assediava la città, per fare arrendere gli ebrei, i suoi compatrioti, ed evitare che venisse distrutta Gerusalemme, si mise a proclamare e a gridare dai piedi delle mura che il vero messia che avrebbe liberato il popolo di Israele era l'imperatore romano, il futuro imperatore romano, che addirittura tramite questa profezia avrebbe in qualche modo spinto e incoraggiato a essere accettato come imperatore dai romani.
Quindi il linguaggio messianico era l'unico linguaggio che il popolo di Israele intendeva in quell'epoca. Purtroppo però, come abbiamo detto, l'aspettativa era diversa, tanto che i cocciuti zeloti, che poi avevano richiuso tutte le porte e il popolo all'interno delle mura di Gerusalemme, faranno morire l'intera nazione e la faranno distruggere, perché si aspetteranno da un momento all'altro che arrivi un Messia che li liberi. Ma questo Messia purtroppo in quel caso non è arrivato. Andiamo avanti velocemente. E tre cose fondamentali che vi dico in 10 minuti. Betlemme. Perché Betlemme? Perché c'è una profezia di Michea che dice: e tu, Betlemme di Efrata, non sei certo la più piccola, la meno importante tra le città di Giuda, perché da te uscirà questo Salvatore. Quindi tutti si aspettavano che questo Salvatore nascesse a Betlemme. Una cosa strana, una cosa curiosa, dicevamo prima, è che Betlemme in ebraico vuol dire Bet Lechem, casa del pane. In arabo la stessa parola, la stessa espressione vuol dire casa della carne. In sudarabico Bait Laham vuol dire casa del pesce. Questo Laham, queste tre lettere radicali nelle lingue semitiche non indicano tanto un cibo in particolare, ma indicano il cibo fondamentale. Perché gli ebrei erano coltivatori, gli arabi allevatori, beduini, e i sudarabici erano pescatori. Quindi il cibo fondamentale, il lechem, il pane, per loro era quello di cui non si può fare a meno, quello che si trova più in abbondanza e quello che sfama di più. Per alcuni può essere il pane, per altri può essere la carne, per altri può essere il pesce. Curiosamente Gesù disse di se stesso: io sono il vero cibo, io sono la vera bevanda, quel cibo di cui non si può fare a meno, lechem. Betlemme non vuol dire tanto casa del pane in semitico, ma vuol dire casa del cibo indispensabile di cui non si può fare a meno. E un po' anche quello che ci viene chiesto di chiedere, il cibo: dacci oggi il nostro pane. Non è tanto il pane, è il cibo di cui non si può fare a meno. Un'altra cosa curiosa, vi ricordate che vi avevo detto che Davar vuol dire parola e Midbar vuol dire deserto? Lechem vuol dire pane o cibo. Mi lechem, cioè milchama, senza pane, in ebraico vuol dire guerra. Quindi senza questo cibo c'è la guerra, si fa la guerra per procacciarselo. L'uomo non è in pace senza questo cibo. Perché sappiamo che Gesù è nato a Betlemme? Perché nel 135 d.C., quando Adriano rase al suolo tutto ciò che era rimasto di ebraico e di cristiano in Terra Santa, fece erigere al posto dei monumenti principali del cristianesimo e dell'ebraismo, che all'epoca venivano associati, venivano ritenuti la stessa fede, degli abomini, ovvero dei templi pagani che venivano costruiti esattamente sopra i luoghi sacri cristiani ed ebraici. Quindi a Gerusalemme aveva fatto erigere un tempio sacro pagano, e a Betlemme aveva fatto erigere, e questo lo sappiamo da Origene e da Giustino, che era stato fatto erigere da Adriano un tempietto con un bosco sacro al dio Adone, esattamente dove si trovava la casa grotta dove era nato Gesù. Per chi è stato in Terra Santa sa che cosa vuol dire una casa che è allo stesso tempo anche grotta. Non è proprio una grotta, ma non è neanche una casa. C'è un'apertura in un antro scavato con tre pareti interne e un'apertura esterna con un buco, un pertugio che permette poi di comunicare con l'esterno. Questa era, per gentile concessione di un centro di documentazione a Gerusalemme che mi ha pregato di non divulgare assolutamente queste immagini, ma le possiamo usare stasera, questa è il boschetto sacro di Adone a Betlemme con il tempietto, dove poi si è tramandata la memoria cristiana, dove poi l'imperatore Costantino e sua madre Elena, da indagini archeologiche, ritrovarono i luoghi originali e fecero costruire poi le progressive basiliche dal 300 in poi. 386 in particolare è la Basilica della Natività di Betlemme,
che voi oggi vedete qui, quasi esattamente come era un tempo. Questo è l'ingresso, questo è l'interno che poi adesso è stato ristrutturato, quindi è ancora più bello. Questa era una mia foto del 2011. Questo è il luogo esatto della Natività. Quindi sappiamo che i magi, i popoli, il popolo ebraico, eccetera, tutti aspettavano che questo Salvatore nascesse a Betlemme. E sappiamo che in qualche modo, già dal primo secolo dopo Cristo, si conserva la memoria di un luogo, di un qualcosa di fondamentale che era avvenuto in quel punto particolare che noi vediamo oggi. Andiamo avanti ancora, velocemente. Il giorno di Natale e il famoso censimento. Quello che vedete qui è all'Ara Pacis, sono le res geste Divi Augusti. Si dice qui, in tre righe in particolare, che Augusto sancì tre censimenti nel corso del suo impero e che uno fu nell'8 avanti Cristo, un censimento di tutta la terra, si dice qui. Si dice anche che nelle nostre scritture al tempo era governatore della Siria un certo Sulpicio Quirinio. Questo Sulpicio Quirinio si sa che fu governatore sicuramente della Siria negli anni 6-8 dopo Cristo. Quindi non riuscivano a spiegarsi un tempo gli storici come si facesse poi a far corrispondere questo censimento con quello di Ottaviano Augusto dell'8 avanti Cristo. Lapis Tiburtinum, una lapide che è stata trovata a Tivoli alla fine del XIX secolo, ci dice che questo Sulpicio Quirino in realtà ebbe un primo mandato dall'8 al 6 avanti Cristo e che quindi quel primo censimento di cui si parla in Luca potrebbe essere sia quando questo Quirino era nel suo primo mandato e Augusto lo ha nominato due volte, sia prima che fosse, perché proton può anche voler dire in greco prima che divenisse poi governatore ufficiale della Giudea. Ma tutto questo ci serve a capire che in realtà anno dopo anno, scoperta dopo scoperta, noi abbiamo delle prove sempre più sorprendenti di ciò che è contenuto nelle nostre scritture. Poi possiamo dire anche un'altra cosa, il libro dei Giubilei è un'altra scrittura apocrifa ebraica, anch'essa risalente più o meno nella forma attuale al 100 avanti Cristo. Si riteneva perduto in gran parte. Guarda caso è rispuntato alla luce a Qumran, che è una fonte inesauribile di scoperta sia per gli ebrei sia per i cristiani. Questo libro dei Giubilei in particolare poi è stato riscoperto e decifrato quasi nella sua totalità da un certo studioso israeliano, Shmariahu Talmon, il quale non solo ha scoperto che i manoscritti di Qumran, che si possono datare tra il III secolo e il I secolo avanti Cristo, riportano esattamente quelle che sono le sacre scritture ebraiche in modo identico a quello che conosciamo oggi. Quindi possiamo sicuramente affermare che il canone ebraico era già stabilito per filo e per segno nel III secolo avanti Cristo. Le nostre scritture ebraiche, l'Antico Testamento per come lo conosciamo, è esattamente stato ritrovato a Qumran. Che cos'altro ha scoperto questo Shmariahu Talmon, un israeliano ebreo? Che all'interno di questo libro dei Giubilei vengono ricostruite le classi sacerdotali e il loro servizio al Tempio. Che cosa ci dice? Che la classe di Abia prestava servizio al Tempio tre volte l'anno. In particolare prestava servizio al Tempio anche nell'ultima decina del mese di settembre, nell'ultima decade del mese di settembre, cioè più o meno 20-30 settembre. Noi celebriamo, noi cattolici cristiani d'Occidente, l'Annunciazione a Maria il 25 marzo, cioè 6 mesi prima del Natale. 9 mesi, scusi. C'è un'altra cosa invece, 6 mesi prima dell'Annunciazione a Maria, gli ortodossi celebrano, gli orientali in genere, celebrano il 23 settembre l'Annunciazione a Zaccaria, per tradizione.
Ecco, questo libro dei giubilei ci consente di datare esattamente il servizio della classe di Abia al Tempio nell'ultima decade del mese di settembre, ovvero quando gli ortodossi celebrano l'Annunciazione a Zaccaria, e allo stesso tempo di capire che i 6 mesi di cui si parla tra l'Annunciazione a Maria il 25 marzo, quando le viene detto tua cugina Elisabetta, che era sterile e già al 6° mese, possono essere fatti risalire a questo 23 settembre, data in cui effettivamente i sacerdoti della classe di Abia, tra cui Zaccaria, prestavano servizio al Tempio. Ecco, siccome siamo comunque in dirittura d'arrivo, volevo soltanto concludere nel modo in cui ho iniziato, non cantillando, ma citando alcune poesie. Una è di un re e poeta Nahuatl della città di Texcoco, vicino a Città del Messico, del 1412 circa. Quindi o meglio, lui è nato nel 1412, ma scrive circa 40 anni prima dell'apparizione della Vergine a Juan Diego a Guadalupe. È un pagano politeista, ma molto devoto di un dio in particolare, un dio che si chiamava il dio per cui si vive e che era l'avversario di quegli dei per cui si muore, invece, che sono gli dei che andavano saziati con i sacrifici umani e il sangue delle vittime. Scrive questo Acolomitzl Nezahualcoyotl, mi dicono che questo coyote è la stessa radice di coyote. Nessuno può qua giù, nessuno può essere amico del datore della vita, lo si può solo invocare, ma accanto a lui, insieme a lui, si può vivere sulla terra. Chi lo trova può solo sapere questo: egli è invocato, accanto a lui, insieme a lui, si può vivere sulla terra. Nessuno è davvero tuo amico o datore della vita. Solo come se tra i fiori cercassimo qualcuno, così ti cerchiamo, noi che viviamo sulla terra, mentre siamo accanto a te. Quindi, anche nell'aspettativa, anche nell'attesa, nella speranza di popoli precolombiani a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra Santa, c'era questa attesa di qualcuno che venisse a liberarci da una schiavitù interiore, un esilio interiore, una guerra interiore, una solitudine interiore. Un poeta che esprime meglio di tanti altri, così come le scritture, ciò che gli uomini comuni possono soltanto balbettare, infans. E quasi io vedo un po' la venuta di questo verbo a Giovanni nel deserto come qualcuno che a questi balbuzienti, a questi uomini che invocano la liberazione di sedersi a destra o a sinistra, o di vedere, o di avere la vista, di avere una gamba, di avere un piede, di trovare il successo, di avere una vita felice, un po' come San Filippo Neri, io immagino questo verbo che dice a tutti: e poi una gamba, e poi un occhio, e poi, e poi. Questo è poi il desiderio dell'uomo inscritto nel cuore. Dicevamo che Dio dice al popolo: scriverò la mia legge nel tuo cuore, sul tuo cuore. Qual è questo desiderio, questa legge che Dio ha scritto sul nostro cuore? Desidera le stelle. L'uomo ha inscritto sul suo cuore il desiderio dell'infinito, delle stelle, di essere amico dell'infinito, di essere in intimità con l'infinito. Senza questa intimità l'uomo è appunto infans, senza questa davar l'uomo è midbar, deserto, senza questo lechem, pane, cibo, l'uomo è milchama. E senza questa relazione di intimità viene in mente San Giovanni della Croce, le profonde caverne del senso. Questo mistico spagnolo del secolo XVI parlava di queste profonde caverne del senso che sono il cuore umano, che possono soltanto essere saziate da qualcosa che sia infinito, perché sono talmente profonde che nulla sulla terra le può saziare. Ecco perché,
se noi ci pensiamo bene, che cosa desideriamo? Desideriamo che un momento felice della nostra vita, insieme ai nostri cari, insieme a tutte le cose che ci circondano, duri per sempre, però lo cogliamo e non riusciamo a tenerlo stretto. Abbiamo bisogno di ritornare, di ritrovare questa via, questa teshuvah, abbiamo bisogno di un ritorno, shuv, alle nostre origini, di qualcosa che duri per sempre, desiderio. Ecco perché io vedo appunto questo interrogativo fondamentale con cui voglio concludere e poi, ma il brano con cui voglio concludere davvero è secondo me la sintesi perfetta di questa aspettativa che è stata fatta da una piccola donna del XIX secolo chiamata Teresa, che aspettava qualcosa e scriveva: se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, per sempre manterrei la stessa fiducia, perché io so che questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. Oh, se potessi avere un cuore ardente d'amore, che resti il mio sostegno, non mi abbandoni mai, che ami tutto in me, persino la mia debolezza, e non mi lasci mai, né il giorno né la notte. Non ho trovato mai creatura capace di amarmi a tal punto e senza mai morire, di un Dio, di un amico delle creature. Ho bisogno che, assunta la mia natura, si faccia mio fratello capace di soffrire. Io so fin troppo bene, infatti, che le nostre giustizie, tutti i nostri tentativi, non hanno ai tuoi occhi il minimo valore, ed io, per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio, gettare lo vorrei nel tuo divino cuore. No, tu non hai trovato creatura senza macchia. Dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo, e nel tuo sacro cuore, Gesù, mi nascondo, non temo e non tremo, perché sei la sola mia virtù. Ecco, secondo me, sintetizzate poeticamente da mistici pagani, ebrei o cristiani, così come anche dalla parola, dalla Sacra Scrittura che abbiamo letto, in maniera artistica, poetica, quella che è l'attesa di un Messia. Per noi cristiani questo Messia, anche dai segni che abbiamo visto, storici, dalle prove che man mano stanno venendo alla luce, è venuto. Qualcuno lo aspetta ancora. Grazie. Concludo con una brevissima riflessione a seguire del discorso che stavamo facendo la volta scorsa, perché ricordate che abbiamo visto che l'uomo era un disperso, un disorientato che cercava un senso, una domanda che veramente illuminasse la sua esistenza, no? E abbiamo detto che l'incontro con questa parola era innanzitutto una luce di verità. L'uomo è assetato di verità. E questa verità era ciò che svelava profondamente me, chi sono, dove vado, che devo fare, da dove vengo, qual è la mia origine, qual è il mio fine. E in pochi minuti avevamo schematizzato questa luce di verità in tre concetti chiari: abbiamo visto il peccato, abbiamo visto la legge, abbiamo visto il peccato e abbiamo visto la grazia. Abbiamo visto la legge, quale legge? Cioè la legge del modo di essere della realtà. Abbiamo detto che la realtà della quale noi facciamo parte è fatta in un determinato modo. Abbiamo fatto l'esempio banale: io ho uno stomaco, il mio stomaco è fatto per digerire pomodoro e non vernice. Io posso odiare questo modo di essere, ma tant'è che se non seguo questo modo di essere sto male. Ecco, questa luce di verità mi diceva chi ero fatto a immagine e somiglianza di un Dio che è amore. E quindi io sono amore, io sono nato per amare, io funziono se amo. Non funziono se non amo. Amore è inteso nel senso più pieno, se dono, se vivo per, se sono un essere per. Ma tutti onestamente facciamo esperienza che questo ci era impossibile. Cioè ce l'abbiamo chiaro in mente cosa è l'amore. E ce l'abbiamo chiaro in mente se lo rovesciamo nella nostra prospettiva, perché dicevamo: chi di noi non sa come vorrebbe essere amato? Quante volte soffriamo, rimproveriamo agli altri quel modo d'amore che vorremmo che noi ci diamo?
glielo rinfacciamo, perché sappiamo cos'è l'amore, ma noi stessi, se siamo onesti, non ci comportiamo mai così. Ecco, questo era il peccato. La legge era il modo d'essere d'amore e il peccato era l'incapacità di vivere questa legge. Cioè l'incapacità di amare come io volevo e l'incapacità di lasciarmi amare come io vorrei. Peccato inteso come fallimento di un fine, nel senso greco, amartia, non raggiungere il bersaglio, io vedo il centro, ma lancio la freccia e non ci arrivo mai. E allora da questo dramma, cioè dalla verità dell'uomo che era il suo dramma, che come ci ha spiegato meravigliosamente Gerardo in tutti i luoghi, in tutti i tempi, gridava al cielo un'attesa, noi in quanto esseri umani abbiamo bisogno appunto di grazia, non di una forza interiore, ma di un sostegno esteriore, di qualcosa che ci va di fuori, cioè tutto di me chiede salvezza, il mio essere più profondo è un grido di aiuto, è braccia tese verso l'alto, è un'attesa di salvezza. La struttura alla base di ogni uomo allora è un dramma che attende una salvezza possibile. Scriveva Cesare Pavese nel suo Mestiere di vivere, qualcuno ci ha mai promesso qualcosa, e allora perché attendiamo? Pavese, davvero poeta, svelava questa segreta attesa inconfessabile del nostro cuore, di una salvezza che, badiamo, come spiegava Gerardo, non è un qualcosa di concreto in maniera oggettivo momentaneo, effimero, ma un'attesa di amore totale che abbraccia tutto me stesso. E guardate, questo è importante comprenderlo, perché altrimenti si banalizza la fede cristiana. Cioè io posso legittimamente pensare nella mia libertà che la fede cristiana non sia la soluzione a questo dramma, ma non posso ignorare il dramma a cui la fede cristiana cerca di rispondere, quel dramma che veramente rende mio fratello e mia sorella ogni uomo su questa faccia della terra, perché ognuno ha un cuore sanguinante come me, un cuore che attende una mano che guarisce le ferite come me. Chi attendiamo? Ed è importante allora prendere coscienza di questo dramma. Guardate, se siete qui questa sera è perché avete una segreta attesa nel cuore. Se avete fatto la fatica di arrivare fino a qui, sfidando il traffico, sfidando il freddo, sfidando la noia, sfidando il peso della fatica della giornata, è perché avete un'attesa inconsapevole nel cuore che questo momento inconsciamente poteva essere un qualcosa legato a queste attese. Magari questa attesa è mascherata da amicizia, da affetto, da curiosità, da interesse culturale, fino anche da noia. Resta il fatto che ci muoviamo solo quando segretamente percepiamo che c'è qualcosa per noi, se non stiamo a casa, se non ci muoviamo più, tant'è che il contrario di questo è la disperazione più nera. Scriveva Don Tonino Bello: la vera tristezza non è quando a sera non sei atteso da nessuno al rientro a casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. Quella è la vera tristezza, quando hai consumato fino in fondo la tua struttura di uomo. E allora, se noi ci definiamo in rapporto alle nostre attese, se noi siamo in un certo senso le nostre attese, ecco, la fede cristiana ci dà la luce per dirci che ciò che attendiamo è Cristo Salvatore. Ciò che attendo è Dio che riempie questo mio cuore infinito. E capisco che questo non sia immediatamente evidente, se tu vedi qualcuno e dici guarda, ma ciò che tu desideri veramente è Dio, quello ti dirà, boh, lo decide, io in realtà desidero una bella donna, io desidero una macchina, io desidero una vacanza, io desidero un bello stipendio. Eh sì, ma e funziona, ma siamo leali, andiamo fino in fondo a questo desiderio, perché se noi seguiamo questo desiderio vedremo che veramente, lealmente, ogni volta ci delude. Come diceva nel suo verso meraviglioso il poeta Clemente Revo: qualunque cosa tu dica o faccia c'è un grido dentro, non è per questo, non è per questo. Se siamo onesti è così. Io ho una cosa, la desidero, la bramo, ce l'ho, non mi basta. Sì, sono anche contento, non mi basta, non dura, non mi riempie.
come diceva Montale, tutte le immagini portano scritto più in là, più in là. E allora questa dinamica del desiderio umano è quella che ci richiama a questa attesa. È una dinamica che era tanta cara a Dante Alighieri. Allora vi leggo alcune brevissime righe che Franco Nembrini, nella sua bellissima introduzione all'Inferno, della Divina Commedia, descrive. La realtà sta davanti a noi come una sorta di piramide, il cui vertice, cioè il punto più piccolo, ci sembra l'oggetto adeguato del desiderio. Lo afferriamo e scopriamo che non è quello, ci delude. Impariamo a poco che il desiderio è sempre più grande di quello che abbiamo afferrato. E allora il desiderio è rilanciato di cosa in cosa, e sempre all'aspettativa segue la delusione. Finché a un certo punto la ragione, razionalmente, in modo assolutamente ragionevole, si apre alla possibilità di Dio. Perché in questa dinamica uno comincia a capire che nulla basta a vivere, che il desiderio è sempre più grande di tutto quello che può trovare. E allora si apre alla possibilità che a un desiderio infinito corrisponda un oggetto, un bene, altrettanto infinito. Allora vivere all'altezza del proprio desiderio è sentire questa ferita, questa tensione, questo dramma, e cercare chi ci possa salvare da questa morte che sembra ghermire tutte le cose. Ecco, poiché l'uomo, come abbiamo visto, è desiderio, è relazione d'amore, questo compimento del desiderio, questa attesa di salvezza non può che essere un salvatore, cioè un tu personale che dia senso al mio io personale, al mio nome, alla mia storia, a chi sono veramente. Un tu che per un cristiano è Gesù Cristo Salvatore, nato nella carne 2021 anni fa, 2027, e vive amante oggi nella Chiesa. Ma potremmo dire sì, tutto molto bello, ma oggi in che modo e in che forma questa salvezza, questo Salvatore mi raggiunge? Di questo parleremo la prossima volta. Grazie, buonasera.